Buongiorno, mi trovo alla ricerca di funghi. Sì, mi sono alzata presto e sono qui alla ricerca di funghi. Spero di trovarne perché ha piovuto tanto e la terra è morbida. Speriamo bene, speriamo. Mamma, ragazzi, è una brina, quindi è un buon segno. Mamma, guardate. Bella bagnata l'erba, così si nutrono bene i funghi. Dopo tanta ricerca ce l'ho fatta ed è dal vivo! Mamma mia, sono 2 ore che giro qua intorno alla foresta, qui al boschetto. Un attimo me lo faccio vedere. Oddio, sto coprendo pure la videocamera. Ed eccoli qua, guarda come sono carini questi, me li faccio arrosto oggi. Sono bellissimi, bellissimi. Oh, arrivati a casa, guarda, qui c'è, sai che tu sei un grandissimo pigrone, mi raccomando, non mi accompagnare mai, pigro, 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 vuoi mangiare? Quando fai così con la lingua che vuoi mangiare, eh? Tu solo a mangiare, pensi, nient'altro, va bene. Ed eccolo qua, è il mio piccolo bottino. Io lo so che è poco, però già a me sembra tanto. Vabbè, tanto soltanto per me, me lo mangio soltanto io i funghi qua a casa. Va bene, senti, Sager, per favore non cominciare, tanto a te fanno pure male i funghi. Fanno male i cagnolini i funghi? Boh, non lo so, però comunque sia, mo li lavo, li pulisco, li lavo. Molti dicono che i funghi non si lavano, sì, però è sono sempre di terra, ci sono gli animali, ci sono le bestioline. E poi devo vedere da dentro, li devo spaccare, devo vedere se per caso sono marci. Comunque sono proprio carucci, profumano di pineta, proprio hanno veramente un bellissimo profumo, veramente profumano proprio okay, che sono carini, guarda, piccolini piccolini. Sì, intanto Clara mi manda i messaggi. Clara, aspetta, sto facendo il vlog. Va bene, quanto sono carini. Questi me li voglio fare in forno arrosto, semplici semplici. Questi sono più piccolini, quindi penso che li sfornerò prima, quindi devo stare attenta alla cottura dei funghi. Veramente da noi questi qua li chiamiamo funci asquanti, cioè funghi piccanti. Io la verità, quando ho fatto il corso, prima i nomi li conoscevo, mo proprio ho perso proprio il nome scientifico. E una ragazza me l'ha pure scritto il nome scientifico di questi funghi. Un attimo che lo provo, lo trovo. Ho un'ora per trovare sta fantastica ragazza che si chiama Rory Angel. Un bacio, grazie. Perché io li conosco così, mio padre sa i nomi, ma io mi dimentico perché sinceramente ho altri pensieri per la testa ultimamente. Allora, si chiamano Mariedri, sì, Mariedri. E questi qui noi li chiamiamo funghi piccanti, vuol dire, ma funghi asquanti, funghi piccanti. E questi li facciamo non solo al sugo, ma so, per me, a me piacciono di più al forno arrostiti, quindi mo me li lavo e me li metto sulla teglia lì in forno. Ragamo, li lasciano poco a bagno perché li vedo troppo troppo, non si sta togliendo la terra nei pressi della cappella, dell'ombrello, quindi vabbè, ma li lasciano poco a bagno, se no come devo fare? Ed ecco qua, mo me li tampono per benino, me li inforno durante la cottura,
li rigiro, metto in questa teglia così, durante la cottura li rigiro e ovviamente con quelli piccolini come questi qua li sforno prima e mi ci faccio un'insalata con olio, sale e pepe, semplici semplici, non so carucci, sono proprio carucci. Ed eccoli i miei funghi, me li sono fatti così semplici semplici e ora me li pappo. Buon appetito! Prima di andare al lavoro vedo un po' i miei calendari dell'avvento perché per l'euforia di andare a funghi non ho visto. Allora, vediamo cosa c'è. Wow, un'altra mandorla e non sono mai pochi, credetemi, raga. Vado a vedere il calendario della Ventura Lancome. Oh, wow, raga, il calendario dell'avvento della Lancome nel numero 9. Guardate quanto è carina la casellina. Ho trovato un mini profumo Idol, il nuovo profumo della Lancome, l'Idol, proprio veramente una bellissima mini riproduzione di questo profumo. Vabbè, io vi auguro una buona continuazione, vado al lavoro e ci vediamo domani. Ciao ciao!